Ciao a tutti, sono Susy e vi do il benvenuto in questo mio nuovo video. Allora, stasera sarà un video un pochettino più veloce di quello di ieri e sarà soprattutto serio. Insomma, un po' più serio di quello di ieri, perché non ci sono più Sharin in giro e Sharin ha altre cose da fare, quindi non parteciperà a questo video, quindi quando non c'è Sharin le cose diventano serie. Allora, oggi pomeriggio sono andata a comprare alcune cose per fare le Midori. L'altra volta, appunto, nel video che ho fatto vedere come fare la Midori o il Midori in carta plastificata, e adesso ho intenzione di provare anche le altre tecniche, quindi con la stoffa, con il feltro, con tipo ecopelle o vinile, insomma qualcosa, insomma una stoffa un po' particolare che poi vi farò vedere, e anche con la gomma crepla oppure Eva, come si chiama, o Fommi, insomma, che ha tre nomi questa cosa qui, e poi anche il panno Lenci credo che sia, e poi stoffe normali. Allora, parto con le cose più piccole. Questa è una scatola che mi piace troppo, l'ho presa dai cinesi, e praticamente qua ho gli elastici, ho preso un po' di elastici per fare appunto gli elastici esterni del Midori, appunto di questi colori qui. Non vi dico i colori perché probabilmente tutti vedrete i colori benissimo. C'è anche questo. Poi questi qua sono dei classici elastici così di vecchissima data, che servono per tenere insieme invece gli inserti. Anche questi sono colorati perché mi piace il colore. E in più ho preso anche questi, però mi sono costati un rene, quindi andrò di questi qua. E sono sempre elastici, però sono molto sottili e li userò appunto per gli inserti, perché per il Midori sono troppo sottili. Poi ho preso delle decorazioni in feltro, credo che sia appunto per quelle in feltro, in stoffa. Poi teniamo questa, ho preso un rotolone, non posso farlo vedere tutto, di imbottitura. Vediamo se riesco. Praticamente questo qua si mette tra due strati di stoffa per fare appunto lo spessore per le copertine del Midori, perché sennò con la stoffa diventerebbe troppo sottile. Io per tenerli assieme ho preso una colla. Mi hanno anche dato in merceria una carta particolare che stirandola diventa adesiva, quindi l'ho presa giusto per lasciarci un po' di reni così. Però avevo preso in un altro posto, in un centro commerciale, questa colla qua, la Pactes Spray, che se sinceramente avessi visto il cursore col prezzo non l'avrei presa, ma neanche se me la regalavano. Credo che sia buona come colla, per carità, però quando poi ho controllato lo scontrino mi sono resa conto che costava 20 euro. E quindi sinceramente non lo so, spero che valga il prezzo che insomma che costa, ecco. Guarda chi c'è, è arrivata la Sharina. Come no, dai. Partecipa, no, si stravacca lì. Vabbè, niente, continuerò a fare io il video da sola, in solitudine e tristezza. E piangerò e vabbè. Poi ovviamente il ventilatore ci sono in tutte le stanze. Ah, ok, vabbè, è venuta qua per il ventilatore. Poi allora, dicevamo le cose che ho preso per fare le copertine. Allora, parto con questo che è feltro parecchio spesso, quindi questo non c'è neanche bisogno di imbottirlo, non ci sta nemmeno nella inquadratura. È un bianco strano, non è bianco bianco, è un
tipo come fosse un bianco panna, o non lo so, e dentro c'ha tutte, che non sono glitter, sono come fossero fili di lamè cuciti dentro, ed è carinissimo. Era 50 per 70, quindi l'ho dovuto tagliare a metà e sono venuti ancora due pezzi molto grandi. Lo stessa cosa di quello azzurro, è un azzurrino chiarissimo, molto bello, anche questo ha questo lamè cucito dentro che dà l'impressione dei glitter, che però per fortuna non si staccano. Cosa che invece purtroppo mi sono resa conto dopo, questo qui della gomma crepla Eva o Fommi. Ci sono i glitter e si staccano, cosa che non mi piace proprio tantissimo, però magari spruzzandogli qualcosa sopra, tipo lacca o cose del genere. Se avete consigli per fare in modo che le cose non perdano i glitter, ed è un turchese, anche se dalla fotocamera si vede un colore un po' così, è turchese, turchese molto glitterato, quindi tipo il mio lulino in versione da sera, con tutti i glitter quando va a ballare. Vabbè, metto la cagata io da serale. Sono cadute le braccia solo, vabbè, meno male, avevo paura che cadessero altro. Questo è un altro tipo di turchese, però qua si vede. Io non sono volgare comunque. Il problema è che non ti si sente di lì, quindi si sentirà a me che parlo da sola. Se metterò i sottotitoli con te. Comunque anche questo è un altro tipo di turchese, ma si vede azzurro e sinceramente non capisco perché. Ed è più sottile, no, no, è sottile uguale a questo qua con i glitter, però per fortuna non ha i glitter. E questi qua mi servono per fare ops. No, non per fare ops, ma perché ho colpito il treppiedi. Ecco, non l'avranno notato, No, si è eh? proprio mosso direttamente il cellulare. Un terremoto, potevi Esatto, salvartelo sì, e e invece no. invece no. Allora, dicevo, questo qui si può usare sia così, però è un po' sottile, e fare appunto le copertine in questo modo, oppure ho visto tanti che fanno l'interno del Midori con questo, appunto con la gomma crepla, e con l'esterno con la carta da scrap come ho fatto io, e invece poi di passarla nella plastificatrice mettono la carta adesiva nero, quella a rotoli. Io infatti sono andata anche a comprarlo, ho comprato un rotolo, ne ho pesi 4 metri di carta adesiva lucidissima, infatti è molto lucida e molto trasparente, e proverò anche quella. Quindi si mette la carta, si incolla su questo, questo viene l'interno, la parte esterna ci sarà la carta, e si riveste con questa plastica adesiva trasparente, che quindi impermeabilizza, irrigidisce un po' anche tutto. Poi ho preso questo marrone qui, non perché io amo il marrone, ma poi capirete il perché ho preso delle stoffe da poterci abbinare, perché oltre alla carta si può anche incollare la stoffa, e tutto con questo, con questa carissima, ma carissima nel senso proprio della parola, colla, quindi in teoria. Eh sì, perché 20 euro sono un po' veramente tanti per una colla. E poi ho preso per ultimo, sempre appunto di gomma crepla, il nero con glitter, quindi sempre il solito problema. Poi ho preso questo che invece, ecco, arriva feltro, è sottile, molto sottile, ed è decorato così, quindi anche questo vorrei provare invece a cucirlo, imbottirlo con l'imbottitura, oppure con un interno di cartoncino leggero. Si cuciono tutti i lati, tranne uno ovviamente, si infila poi il cartoncino, e poi si cuce l'ultimo pezzettino, così rimane un po' più rigida ed ha l'esterno di stoffa, o di, in questo caso, il feltro. Iniziano a mancarmi le parole. Ho preso le stoffe ho preso tipo dei ritagli, perché ovviamente in questa merceria veramente c'era da lasciarci i reni e anche qualche altro organo, e quindi ho preso questo tipo qua, che
così, questo che è simile però a un'altra fantasia, cioè un altro colore, voglio dire, un'altra fantasia. Poi invece ci sono queste tipo batik, che ovviamente sono leggere, quindi saranno tutte da imbottire oppure da abbinare al feltro o alla gomma crepla. Questo qui, che è anche questo, è un turchese, ma io non so perché il mio cellulare, i turchesi li fa un po' come vuole, uno di un colore, uno di un altro, e va bene. Poi c'è questo qui che ha delle belle sfumature, e questo che è simile, che invece ha il marrone, il tinta crema e anche il nero, ed è per questo che ho preso la gomma crepla sul marrone, così l'interno posso farlo abbinato. Poi ho trovato invece dai cinesi, che vendevano a metri, questo. Ops, ho di nuovo dato una botta al treppiedi. Non so se no, ma neanche io non arrivo a fine video, non ce la faccio già più, fa troppo caldo oggi. Si vede un colore assurdo, però sembra un oro antico, e praticamente è quella cosa strana, che è un incrocio tra una stoffa, una cosa plastificata, che non è proprio la classica plastica che si usa per fare le tovaglie, e quello che fanno anche a volte delle imbottiture, delle sedie, tipo come chiamano, vinile o qualcosa del genere. E insomma, è molto carino, molto bello al tatto, e ho preso appunto questa fantasia qua, che è un oro antico. Poi c'è questo che invece è argentato chiaro e scuro, però qui mi sta facendo dei colori un po' assurdi, e anche questo è tutto, c'è oro chiaro, oro scuro, rosato e poi argentato, e anche qui fa i colori un po' come vuole. E niente, direi che ce l'ho fatta arrivare alla fine, ho fatto vedere tutto ciò che ho preso per fare i midori, e adesso mi darò da fare e cercherò di crearne un po' di tutti i tipi. Ditemi voi se per caso volete che faccia un video mentre ne creo qualcuno. Se no, niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!